La situazione dentro la striscia è apocalittica, più di 1,8 milioni, 100.000 persone sono state sfollate in modo forzato, più del 60% delle abitazioni sono distrutte, non c'è cibo, acqua, corrente elettrica dal 9 di ottobre, il carburante per i generatori entra singhiozzo e gli aiuti purtroppo sono ridotti al minimo. E questo è il primo drammatico racconto che arriva dalla carovana solidale partita alla volta di Rafah, luogo simbolo della guerra Hamas-Israele, della quale fanno parte anche tre aretini. Paolo Pezzati, portavoce sulle crisi umanitarie di Oxfam Italia, il giornalista Luca Faenzi e Alfio Nicotra, partiti assieme ad operatori umanitari, attivisti, giornalisti e al gruppo di 14 parlamentari dell'opposizione, componenti dell'intergruppo per la Palestina. L'azione aveva una serie di obiettivi. Il primo era cercare di mettere un po' di pressione al governo italiano affinché chiedesse con più forza un cessate il fuoco. Un viaggio della speranza promosso dall'Associazione delle organizzazioni italiane che si occupano di cooperazione internazionale e solidarietà per chiedere il cessate il fuoco, ma anche per portare aiuti. Tre i container realizzati grazie alla raccolta Emergenza Gaza. Arrivati al valico internazionale di Rafah, però, si sono trovati di fronte a qualche difficoltà, ma comunque i beni di prima necessità sono riusciti a superare il confine. In questo momento entrano circa 80 camion al giorno di aiuti, quando prima del 7 di ottobre entravano 500 al giorno. Insomma, lo spettacolo che abbiamo trovato al valico è veramente desolante. Insomma, le emozioni sono state molteplici. Vicino al valico c'è un mega parcheggio dove sono bloccati alcuni da mesi 800 camion di aiuti, alcuni anche con beni deperibili. Obiettivo della missione anche quello di esprimere solidarietà alla popolazione. Al di là della miopia e dell'incapacità delle elite politiche, ci sono delle popolazioni, c'è la società civile che è solidale con la popolazione civile palestinese che sta soffrendo in un modo indescrivibile a parole, molto intenso, e quindi volevamo anche portare la nostra testimonianza di solidarietà. Il lavoro vero comincerà al ritorno, ognuno secondo i suoi ruoli, per cercare anche di cambiare un po' la narrazione di questa crisi, che a nostro parere non dà eccessiva rilevanza alla condizione umanitaria, a quello che sta succedendo e ai crimini di guerra che vengono commessi.